Benvenute e benvenuti sul podcast Il Tea Quotidiano. Oggi vi proponiamo pollini e insetti, cosa dobbiamo sapere? La rubrica di informazione realizzata insieme a esperti ed enti di ricerca per cercare di condividere notizie sulla diffusione di pollini, un tema sensibile per molte persone allergiche, e dei principali insetti o aracnidi come zanzare e zecche che possono creare problemi in caso di punture. Un confronto che offre elementi conoscitivi e comportamentali, oltre che qualche prezioso consiglio. Buon ascolto! Benvenute e benvenuti in questa nuova puntata del podcast del Tea Quotidiano, dedicato all'approfondimento sulla diffusione degli insetti in Trentino. Io sono Adele Oriano Orlando e oggi sono in compagnia del dottor Francesco Pizzo, direttore dell'unità operativa Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento. Benvenuto dottore. Buon pomeriggio. Eccoci, grazie per aver accettato il nostro invito. Oggi parleremo di prevenzione in tema di zecche. E la prima domanda che vorrei farle è: che cos'è un vaccino? I vaccini sono dei preparati biologici che servono, in ultima analisi, a far sì che la persona si immunizzi nei confronti di una malattia senza contrarre la malattia stessa. Ce ne sono tantissimi, la tecnologia a nostra disposizione è molto vasta, ma in ultima analisi noi possiamo utilizzare vaccini che derivano sostanzialmente dall'utilizzo di un agente patogeno che viene inattivato, quindi depotenziato, per essere generali, dalla sua patogenicità, quindi venendone in contatto noi sviluppiamo un'immunità senza sviluppare la malattia, oppure possiamo utilizzare vaccini che sono preparati, differentemente da questo, con delle porzioni, con dei piccoli frammenti di proteine, ad esempio, di degli agenti patogeni che di per sé sono sufficienti per far sì che ci sia una risposta anticorpale e che quindi la persona sviluppi un'immunità senza avere avuto la malattia. È molto interessante proprio capire cosa avviene, ecco, appunto, nel corpo di una persona che si sottopone a un vaccino. Ma l'altra domanda, no? Ci agganciamo il vaccino e le zecche. In Trentino c'è questa grossa diffusione della zecca, ne sentiamo ormai parlare ovunque. E per questo motivo l'azienda sanitaria promuove la vaccinazione. Perché è consigliabile l'inoculazione? Beh, allora, la nostra zona, come altre zone dell'Italia e generalmente dell'arco alpino, è una cosiddetta zona endemica. Questo cosa significa per la TBE, quindi per la malattia trasmessa da zecche? Significa che rispetto ad altre regioni, nella nostra regione, nella nostra provincia, questa malattia è presente in maniera consolidata, quindi ogni anno noi abbiamo un determinato numero di casi di malattia. Ed è anche vero che queste malattie tendono nel corso degli ultimi 5, 6, 7 anni ad aumentare rispetto ai 10, 15 anni precedenti, questo per varie ragioni. Comunque la sostanza è che è importante vaccinarsi perché qui da noi, come ripeto in altre regioni dell'arco alpino, è più probabile essere punti della zecca ed è più probabile contrarre questo tipo di malattia. È un dettaglio che non tutti hanno. Ma la vaccinazione solo per gli adulti o anche per i bambini? La vaccinazione per la TBE è disponibile in due formulazioni, quindi esiste la possibilità di vaccinare sia i bambini dal primo anno al quindicesimo anno compreso, dai 16 anni in su invece esiste anche la vaccinazione per gli adulti. È una vaccinazione che viene fatta in tre dosi, quindi si vaccina prima dose, successivamente si fa la seconda dopo 1-3 mesi, successivamente già a partire dal quinto mese dentro l'anno si fa la terza dose. Dopodiché esiste la necessità di eseguire un richiamo a 3 anni e poi richiami successivi per mantenere l'immunità. Interessante. E le indicazioni e i consigli che vengono normalmente dati dopo questo vaccino, cioè porta delle conseguenze dopo? Febbre, tutte quelle cose lì che... Allora sì, chiaramente ci possono essere degli effetti, chiamiamoli indesiderati, quindi un dolore appunto di inoculo, eccetera, però generalmente è un vaccino, anzi nella stragrande maggioranza dei casi, è un vaccino assolutamente ben tollerato, quindi non c'è nessuna precauzione da seguire dopo la vaccinazione e è necessario farlo nel momento in cui, ed è importante farlo nel momento in cui si frequenta il bosco, sia per lavoro ma anche per divertimento, come è giusto che sia nella nostra provincia. Grazie mille, grazie per aver risposto alle nostre domande e noi vi salutiamo e vi aspettiamo alla prossima puntata.